Ciò che è successo a Giulia è l'ennesimo caso di femminicidio, ma finché continueremo ad indignarci per ogni singolo caso di violenza, come se il problema fosse a compartimenti stagni, finché penseremo a risolvere i problemi per categorie, per generi, per situazioni, senza combattere i problemi a monte, le cose non cambieranno. Se continuiamo a vivere e a proporre ai nostri giovani una società in cui tutto è lecito, tutto è permesso, in cui la violenza è spettacolarizzata, è proposta ed esaltata come ideale di forza, di valore, a cui la mente, gli occhi, l'anima e lo spirito, perché che vi piaccia o no, siamo fatti anche di anima e di spirito, in cui l'anima e lo spirito ormai non solo devono abituarsi, ma devono godere e vengono nutrite con cinismo e relativismo ed egoismo, fino al punto di poter disporre della vita e di denigrare la dignità e i diritti di chiunque, le cose non cambieranno mai. E ci saranno sempre casi di violenza gratuita ed inaudita a tutti i livelli, fino alle estreme conseguenze come in questo caso. Nessuno parla del problema delle nuove dipendenze, buon mercato dei giovani, l'alcol, il fumo, la pornografia, il gioco. Ma li ascoltate i testi delle canzoni che ascoltano i vostri figli, i ragazzi di oggi? Ma ci rendiamo conto, no, di quel che diamo in pasto alle nuove generazioni? Dal cinema alla TV, dai social alla musica, tutto è giustificato come arte, con la scusa che rappresenta ciò che viviamo. E intanto tutto è fatto per creare scalpore, perché più forte è, più crea reazione, e più crea reazioni, più se ne parla, e più se ne parla, e più diventa virale. E più porta un utile, perché crea seguito. Perché non ci si occupa seriamente di smetterla di diffondere la cultura dello sballo a tutti i livelli? E intanto tutto ci rimane impresso nella mente e nei ricordi. E più siamo abituati a vedere qualunque cosa, ad aver visto tutto, senza nessuna sensazione di orrore, senza nessun sussulto della coscienza, senza più pudore o sensibilità per niente, pronti a riprendere col cellulare la prima disgrazia invece che soccorrerla, senza la minima empatia. Tutti indignati per le vittime innocenti delle guerre, ma pronti ad augurare la morte più atroce a chi uccide un animale. Pronti ad insultare sui social per un non nulla. Pronti a scatenare la propria ira repressa per un parcheggio rubato. Pronti a bestemmiare, a imprecare, a criticare aspramente chiunque nei commenti su un post, dimenticando che anche quella è violenza, violenza verbale, ma è sempre violenza, quella dietro uno schermo è sempre violenza. Non distinguiamo più nulla, non c'è più un'etica, non esiste il rispetto, il tatto, nessuna basilare educazione per chi è più anziano, per chi è più saggio, per gli insegnanti, per le figure di riferimento, anzi. Nessun rispetto per le autorità e quelle che dovrebbero essere figure di riferimento, anche quelle diventano vittime anche loro di questo sistema e fanno anche di peggio sui social, diventando fenomeni di baraccone. E più sei anticonformista, più sei da emulare, più fai cose stupide, più crei interesse. Quando il resto della società spinge a tutto questo, quale dovrebbe essere il senso della coscienza? Qual è la verità da difendere? Quando la società spinge all'intolleranza a seconda degli interessi di parte da servire, quando non difende quella o quell'altra categoria solo perché non è politicamente corretto, non fa audience, quando a seconda dei consensi conviene prendere le parti di questa o di quell'altra battaglia, ci sarà sempre una violenza verso qualcuno che non viene difeso. La cultura dello stupro nasce da questo tipo di mentalità, dalla cultura di chi si sente forte verso chi può essere denigrato, chiunque esso sia, perché ho bisogno di sentirmi forte, figo, individualista, prepotente, egoista fino alle estreme conseguenze, sopra di te, fino ad annullarti, a considerarti un oggetto di cui godere, disporre, di cui non sentire pietà, perché questo è il problema. La società di oggi ci sta abituando a non avere in realtà pietà di nessuno, di pensare solo a me stesso. E il risultato è che tutti sono soli, tutti crescono arrabbiati, senza amore. Siamo tutti così,
indispettiti, sfiduciati, irritati, sempre indisponenti e pronti a mettere in ridicolo chiunque quando siamo in branco, come gli animali, pur di sentirci considerati. Ed è esattamente così che ci stiamo riducendo, come gli animali, in balia di ogni più basso istinto, perché ognuno può essere libero di comportarsi, di dire e fare ciò che vuole. Allora non prendiamoci in giro. Se i modelli vincenti che la nostra cultura offre ai nostri ragazzi sono questi, bulli, irriverenti, irrispettosi, sempre vogliosi di sesso e ammiccanti, smettiamola noi adulti che abbiamo le redini della società, dei mass media, delle scelte politiche e civili, di indignarci quando qualcuno poi paga con la vita. Perché anche stavolta servirà solo finché dura il ricordo, ma poi la macchina dell'interesse comincerà a macinare le vite di tutti se nessuno ascolta il grido che c'è in fondo e dice loro la verità, se nessuno la cerca questa verità, perché la verità ha un nome. La verità è qualcuno.